afternoon it will be the presentation of the Italian database, and so you will hear also some Italian language, which is a cultural European language. From tomorrow, the beginning of the real cost workshop, tomorrow and tomorrow morning, the English language will be the prior language. So I'm very glad to open the floor to this first workshop of our cost action. It is the first workshop, and it is a very important workshop, also not only symbolically, but also from the point of view of the content of our workshop. On this point, I will come again. But at first, I will read to you two messages of our two Italian ministers. Saluto del ministro Profumo al professore Lino Leonardi, direttore della Fondazione Ezio Franceschini, e al presidente della SISMEL e al chair del Cost Action. Gentili professori, gli impegni istituzionali mi impediscono di portare personalmente il mio saluto al workshop che è dedicato alle infrastrutture per la ricerca circa lo studio dei testi e dei manoscritti del Medioevo. Questa iniziativa, che si svolge nell'ambito di un progetto europeo COST e in relazione al progetto FIRP del MIUR, tutto quello che sarà poi presentato oggi, per promuovere l'innovazione metodologica in questo settore, rappresenta un momento di eccellenza della ricerca in Italia, soprattutto perché pone in rapporto la tradizione dei nostri studi di filologia e storia con le nuove tecnologie. La sinergia tra centri universitari e istituti culturali, che è al cuore di queste azioni, è un ulteriore segnale incoraggiante per le prospettive della ricerca sul patrimonio culturale del nostro Paese. L'articolazione europea è d'altronde la consuetudine della ricerca scientifica. La ricerca vive oggi solo in questo sistema di comunicazione che l'arricchisce e ne garantisce la vitalità. Sono certo che i risultati dei nostri lavori daranno luogo a riferimenti metodologici e consentiranno lo sviluppo di ulteriori esperienze di collaborazione. Il fatto che questo avvenga in Italia e nel campo degli studi sulla tradizione medievale costituisce un importante contributo a quel movimento che tende a ritrovare uno spazio adeguato anche nelle strategie dei programmi dell'Unione Europea alla ricerca di ambito umanistico. Questo è dunque il messaggio del professor Profumo, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Do lettura del messaggio del ministro Lorenzo Ornaghi, ministro per i beni e le attività culturali. Con piacere ho ricevuto il suo cortese invito a partecipare all'importante convegno Medieval Cultures on the Web, promosso dalla Fondazione Ezio Franceschini. Purtroppo a causa di impegni istituzionali indifferibili non posso essere presente, pertanto la prego di voler leggere queste brevi righe in apertura dei lavori. Ai promotori, agli illustri relatori italiani e stranieri e a tutti i partecipanti formulo il mio più cordiale saluto. Mi complimento vivamente per l'iniziativa realizzata, la quale per qualità degli studiosi ed esperti coinvolti e il prestigio della sede ospite certamente non mancherà di risultare assai interessante e feconda di idee e spunti non convenzionali. Il tema, in maniera suggestiva, pone in relazione gli studi più avanzati e specialistici condotti sull'epoca affascinante del Medioevo e i più innovativi strumenti di ricerca che le tecnologie contemporanee mettono a nostra disposizione. Si tratta di un'ottima dimostrazione del valore che può assumere una genuina e fruttuosa collaborazione tra i saperi, siano essi di natura più squisitamente umanistica o più schiettamente tecnico-scientifica. E inoltre una ulteriore e concreta testimonianza
della bontà del lavoro intrapreso dalla Fondazione Franceschini, la cui attenta cura dei fondi librari e documentari, appartenenti a intellettuali quali il latinista padovano, a cui è intitolata, o a Gianfranco Contini, merita un plauso del tutto speciale. Rivolgo un personale pensiero di sincera e profonda riconoscenza a tutti, a quanti si sono adoperati in questi anni per l'istituzione e il consolidamento di una fondazione così scientificamente rilevante, onorando splendidamente la memoria di una figura centrale della storia dell'Ateneo fondato da Gemelli, da padre Agostino Gemelli, oltre che per tutta la cultura italiana. Augurando il pieno successo del convegno, rinnovo a ciascuno i più cordiali saluti.